Ora si registrerà la conferenza. Far diventare sesto un po' il traino di
deve avere anche poi su diversi settori delle capacità di intervento. Allora siamo intervenuti sul settore ambientale perché il progetto prevede un parco di 450.000 metri quadrati, quindi un'area, un polmone d'ossigeno verde importantissimo. Ma io ricordo a tutti quanti, a settembre del 2021 abbiamo spento e demolito l'inceneritore di Sesto San Giovanni, quindi un intervento importantissimo con l'apporto di Regione Lombardia, della città metropolitana, finalizzato proprio a una rigenerazione, una riqualificazione di tutto l'assetto territoriale. E stessa cosa per quanto riguarda la mobilità, insieme a città metropolitana. Nella ridefinizione di quelle che sono le tariffe, Sesto prima pagava lo scotto di non essere all'interno della città di Milano e quindi c'era la tariffa extraurbana. Da 2 anni a questa parte, grazie al lavoro fatto con la città di Milano, i territori della prima cintura della limitrofi alla città di Milano, è stata eliminata la tariffa extraurbana, quindi c'è pure una mobilità più semplice, più semplificata, con una tariffa identica per chi vive a Milano e chi vive nella prima cintura di Milano, che comunque consente un maggior spostamento. Stessa cosa poi l'avvio del nuovo progetto a firma di Renzo Piano per la nuova stazione a Ponte che servirà proprio a ricucire quello strappo della ferrovia che divide in due il nostro territorio. Una delle due parti è la parte proprio che si affaccerà sulla nuova città, dove il gruppo Prelios con Heinz sta realizzando adesso la cantierizzazione del comparto Unione Zero, e Regione Lombardia porterà avanti l'investimento più importante, più oneroso degli ultimi 10-15 anni, perché si tratta di un investimento da 450 milioni di euro che ricadono su Sesto San Giovanni per portare il BESTA, l'Istituto dei Tumori e gli IRCCS collegati. Questo che cosa ha generato? L'arrivo anche di un investitore importantissimo che è il Gruppo San Donato con il San Raffaele 2, che sta dando non soltanto un contorno come qualità, perché tutti questi progetti a firma di archistar di fama mondiale generano sicuramente una rigenerazione, una riqualificazione al passo coi tempi, secondo una logica internazionale, ma al tempo stesso restituisce una nuova identità alla nostra città, che è sempre stata una città operaia delle fabbriche che dalla chiusura di queste fabbriche ha vissuto un po' di passato, di ricordi, ma che al tempo stesso ha tentato e con questi progetti riesce a ridarsi una nuova identità, che è quella di un'identità, io dico sempre, passiamo dalle tute blu ai camici bianchi, ma oltre ai camici bianchi ci sarà tutto un insieme di professionisti, di persone, di eccellenze che arriveranno sul nostro territorio, cambiandone pure l'assetto sociale, non soltanto economico o urbano. Quindi tutto questo è stato fatto, viene svolto costantemente. Proprio tra qualche settimana abbiamo quello che è lo strumento urbanistico più importante, il piano del governo del territorio, che sarà in approvazione in Consiglio Comunale il 14, 15 e 16 di dicembre. Quindi tutti i tasselli pian pianino iniziano a entrare e a incastrarsi per creare questo bellissimo mosaico che è la riqualificazione della nostra città. Io penso di aver concluso, anzi forse mi sono dilungato fin troppo, però quando l'argomento appassiona, è normale che sia così. Quindi vi auguro una buona mattinata e grazie a tutti quanti per essere qui presenti. Grazie. Grazie Sindaco. Prima di lasciare la parola appunto all'assessore Fabrizio Sala, due parole di circostanza anche da parte mia, quale ovviamente responsabile un po' di tutta la rigenerazione urbana della città,
di Sesto San Giovanni. Quando abbiamo iniziato questo mandato avevo fatto una promessa al sindaco che era quella appunto di portare a casa un nuovo New Deal del PGT, cioè uno stravolgimento completo a 360 gradi del piano di governo del territorio e iniziare ad avere le gru che incominciavano a costruire nel cantiere delle aree falche, perché questi erano i due obiettivi principali che mi ero dato. Nel 2022 tutto questo sarà realtà. Come è stato possibile arrivare però a questo? Non è stato semplicissimo inizialmente, soprattutto perché era un po' tutto incartato e nel dirigismo delle norme che regolavano sia il PIFALC che gli altri ambiti di trasformazione che il nostro stesso PGT. E allora attraverso la semplificazione di queste norme è stato possibile oggi in parte già arrivare al primo intervento su Unione Zero per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione delle aree FALC e a brevissimo sull'intero territorio cittadino alla rigenerazione degli edifici, perché non dobbiamo pensare che abbiamo solo da governare 2 milioni di aree dismesse, perché abbiamo aree FALC, le aree Marelli e le Vulcano De Cappaggio, ma abbiamo anche una città che è invecchiata, non ha saputo rigenerarsi e che ha necessità e ha un forte fabbisogno di ricostruirsi e recuperarsi attraverso lo sfruttamento ovviamente delle norme che Regione Lombardia in questi anni ha legiferato. E quindi attraverso una semplificazione delle funzioni, il cosiddetto tessuto indifferenziato, che è la vera chiave di svolta, è possibile proporre agli investitori, siano essi grandi investitori che i singoli proprietari, la possibilità di trasformare, recuperare i propri edifici con anche delle premialità volumetriche che noi riteniamo siano la chiave di svolta per poter dare una rigenerazione che non sia solo la cintura della nostra città, delle ex fabbriche, ma che sia anche il cuore della nostra città a prendere vita insieme alla rinascita delle aree circostanti. Insieme all'investimento che Regione Lombardia fa, che sono 450 milioni per l'Istituto della Città della Salute e della Ricerca, ma ci sono poi tutte le opere di corollario che comunque Regione finanzia, in realtà il pacchetto complessivo arriva quasi a 500 milioni da parte di Regione, ci sono altri 250 milioni che mette il Comune. Quindi quando si parla di rigenerazione urbana, la prima interessato, il primo che ci crede fortemente è l'operatore pubblico, l'ente pubblico, il Comune e la Regione, da soli che mettono 750 milioni di euro sulla rigenerazione del polo di Sesto San Giovanni. La caratterizzazione poi negli ultimi anni che abbiamo dato alla città di Sesto, perché si sono create le condizioni, è stata quella appunto di farla diventare, di portare il PGT verso il distretto sanitario, un polo di eccellenza che sia di valenza non solo nazionale, noi abbiamo l'ambizione di farlo diventare anche internazionale, portando qua la meglio gioventù, si diceva una volta, la meglio professionalità nel campo della ricerca e dello studio anche, perché grazie appunto all'inserimento delle funzioni nuove all'interno del PGT sarà possibile portare l'università di medicina anche sul nostro territorio. E quindi legare la cura della salute e la ricerca allo studio crediamo che sia la chiave di svolta anche per dare una nuova identità, come ha detto il sindaco, a Sesto San Giovanni, che non vuol dire assicurare da qui al prossimo decennio, che è l'ambito diciamo di sopravvivenza di un PGT prima che venga poi rimesso in ordine, ma io credo che sia l'ambito di proiezione per il prossimo secolo per la città di Sesto San Giovanni. Queste erano le cose che ci tenevo per parte mia a puntualizzare. Lascerei quindi adesso la parola all'assessore Sala per quanto di sua competenza. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti, un piacere essere qui, perché per chi come me lavora ogni giorno ormai a stretto contatto con il governo per la definizione e per le operazioni preliminari alla più grande operazione economica e normativa mai fatta da questa Repubblica, che è la Next Generation insieme ai piani regionali, e poi ci dimentichiamo magari che esiste questa opportunità che non è solo di investimento, ma è anche di modifica di normativa e anche di gioco di squadra. E in questo contesto nazionale si inserisce l'investimento strategico più importante di Regione Lombardia, dove la Regione Lombardia ha messo più finanziamenti, e ha messo finanziamenti credendoci e quindi in qualità di soggetto pubblico insieme al Comune e a tutte le altre istituzioni, crede in un progetto strategico fondamentale e
un progetto che oggi sta diventando simile a una barcavela che sta per ricevere un forte vento in poppa. Quindi il tema del mio intervento oggi è questo. Oltre a parlare di due numeri della città della salute e della ricerca, due concetti molto importanti insieme. Mettere insieme l'Istituto Nazionale Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, quando si mettono insieme due eccellenze di questo tipo, nel settore della salute, soprattutto nel settore della ricerca, la matematica non ha più le sue regole, perché 1 più 1 diventa 3. E i numeri già colpiscono, sembrano freddi all'inizio, ma poi gli diamo un po' di calore. 130.000 metri quadri, i 650 posti letto, i 95.000 metri quadri di spazi esterni e attrezzature, il grande parco. Questo probabilmente è l'opera di edilizia sanitaria con più verde in assoluto in percentuale rispetto al resto. Io ricordo di essere stato all'inaugurazione di un piccolo ospedale tantissimi anni fa e mi diceva: noi abbiamo fatto uno studio particolare per capire il welfare dei lavoratori e dei pazienti quando una struttura sanitaria è immersa nel verde. Il concetto di speranza legato al concetto dell'ambiente. In un momento in cui il tema principale è la sostenibilità ambientale. Quindi già coincide anche la tempistica. 3.000 nuovi posti di lavoro, 4.000 visite giornaliere. 4.000 visite giornaliere per gli amministratori pubblici vuol dire un altro paese di 15-20.000 abitanti, quando si parla di queste visite giornaliere. Il nostro contributo sulla città della salute di 330 milioni di euro, uno dei più grandi contributi che la Regione Lombardia fa su un'area oltre, esatto, a tutte quelle altre opere, tutti quegli altri finanziamenti intorno. Ma cosa sta succedendo in questo momento? La Lombardia è il secondo stato in Europa nel settore farmaceutico. Life science in Lombardia è il 12,5-12,8% del PIL. Ha una crescita al di sopra del trend nazionale e al di sopra del trend europeo. Siamo legati, se volete, in un certo aspetto alla farmaceutica, la prima regione in Europa per numero di aziende chimiche e la seconda come fatturato. La chimica poi che ha diversi risvolti, oggi non possiamo più pensare alla chimica fatta di semplicemente sostanze chimiche, stiamo parlando di un sacco di applicazioni che vanno dal life science alla cosmesi. E tutti questi settori sono in un più sopra i trend nazionali e molti di questi sopra i trend europei. 11,4 miliardi di euro è il primo pacchetto legato alla ricerca che arriva. Su questo la Lombardia sta giocando, le università, soggetti principali, le regioni come facilitatori in questo momento e poi dopo anche come registi fondamentali di molte operazioni, sta giocando un ruolo fondamentale tenendo presente che qui c'è sempre da un quarto a un quinto del PIL. Ma se parliamo, come ho detto, di life science, se parliamo di alcuni settori, c'è molto, molto di più. Quindi il nostro peso qui aumenterà più di quanto è proporzionalmente il PIL che produciamo. Quindi stiamo entrando in un momento molto, molto favorevole per la ricerca. Ma noi abbiamo già creato qualcosa. Allora, quando pensiamo a due strutture che si fondono, Tumori e Besta, pensiamo al nostro progetto legato anche a Human Technopole, il più grande laboratorio di ricerca che in questo momento abbiamo sul genoma. In Human Technopole c'è uno dei 5 microscopi unici al mondo, che non è che hanno una tecnica, quando sono andato a visitarlo, non è che questo microscopio ha una tecnica, non appare come curiosità la tecnica di ingrandimento delle immagini in modo digitale, ma appare la tecnica di preparazione dei tessuti che devono andare sotto questo microscopio. Beh, pensate che addirittura qualche giorno fa, andandolo a visitare,
abbiamo inquadrato un tessuto, abbiamo inquadrato una cellula, abbiamo inquadrato una proteina, abbiamo inquadrato le sostanze, non gli atomi perché non si vedono, ma le sostanze che compongono una proteina. Solo in 5 posti al mondo può essere fatto questo. E questo centro di ricerca l'abbiamo legato con tutta la rete di IRCS, che noi abbiamo sul territorio, e tra poco verrà aperto l'ufficio di trasferimento tecnologico. Allora, se gli IRCS sono un istituto che cura e fa ricerca direttamente sulla cura, attivando un ufficio in rete con queste strutture che faccia trasferimento tecnologico, cioè che laddove la ricerca si può applicare, può avere la ricaduta a terra, bene, allora ecco che c'è già un ufficio con una rete di partner, anche privati, anche aziende, che sviluppano dai device a farmaci e quant'altro. Allora, questo sistema è un sistema immerso in un'area che fino ad oggi ha sempre avuto un'eccellenza in qualità di capitale umano, ma pochi finanziamenti, perché sulla ricerca abbiamo sempre avuto pochi finanziamenti. Se noi andiamo dall'altra parte del mondo a visitare i migliori, come facciamo di solito per capire come fanno? E vado in Texas, a Houston, è chiaro che io vedo lì grandi capitali che vengono investiti in ricerca e centri tutti su una zona. Qua stanno arrivando i capitali della ricerca. Stanno arrivando capitali pubblici, ma con un sistema, a me piace dirlo, il ministro sorride quando lo dico, innovativo, assomiglia un po' a qualche bando del mio settore di Regione Lombardia. No? C'è un bando che si chiama Colab della ricerca e innovazione. Adesso vedrete i prossimi 4 bandi che escono dal Ministero della Ricerca, i partenariati estesi, i centri nazionali, 5 centri nazionali, dove la Lombardia, scuseranno i colleghi delle altre regioni, ne potrebbe prendere tranquillamente 3 o 4, ma sappiamo che non ne prenderemo 3 o 4, ma giocheremo una partita importante sull'hub spoke, cioè dove non riusciremo ad avere l'hub, giocheremo per avere lo spoke, okay? La derivazione del centro di ricerca principale, sapendo che quando negli anni termineranno i fondi pubblici, qua ci saranno i fondi privati. Stimiamo che alcuni progetti di ricerca, soprattutto legati alla salute, necessitano sicuramente il finanziamento pubblico, ma in alcuni casi potrebbero stare in piedi anche senza finanziamento pubblico, perché c'è già l'interesse da parte di investitori privati. In fondo, se qua c'è la presenza, se siamo il secondo stato farmaceutico in Europa, un motivo ci sarà. Ecco che anche sui piani che facciamo come regione, poi dopo si sviluppano dei progetti inerenti a questo. Perché dico questo? Perché questo diventa uno dei poli in assoluto più importanti al mondo sotto l'aspetto della ricerca e della ricerca clinica. Ma in assoluto, perché ci sono tutti gli ingredienti. E guardate, e c'è un ingrediente qua, una volta che arrivano fondi per realizzare questo, c'è un ingrediente che non c'è da nessuna parte del mondo. E sono due. Uno, il capitale umano. Due, la filiera. La filiera. Io continuo a dire questa cosa, perché quando andiamo a visitare il resto del mondo e lo guardiamo in modo oggettivo, noi possiamo andare a mirare alcuni stati che di ricerca investono il 4,9% del PIL come lo Stato di Israele, e dobbiamo imparare molto da Israele. Dobbiamo imparare che l'Innovation Authority, l'Authority dell'innovazione che esiste in Israele, non è un organismo che controlla chi fa innovazione, ma è un organismo che prepara le norme affinché gli investitori possano investire in ricerca. Quindi è un organismo propositivo, non è un organismo di controllo. Ma dall'altra parte Israele ha un problema, che l'80% della ricerca va all'estero, l'applicazione, perché manca di tutta quella rete, di tutta quella filiera che invece in Lombardia è presente e che contamina completamente il territorio. In fondo, se voi chiedete, ma perché avete messo un centro di ricerca in Lombardia? Perché avete messo una sede al settore life science? Se voi fate la domanda
a questi investitori, ai board di queste aziende multinazionali, loro vi rispondono perché qua c'è una rete, perché qua c'è una filiera, perché qua c'è capitale umano, perché non vengono qua certo per la burocrazia e per il fisco, perché ci sono tantissimi altri posti al mondo sicuramente che sono più facili e più convenienti. Allora ecco che abbiamo un patrimonio incredibile che nei prossimi mesi e nei prossimi anni andiamo a raffinare. E io vi posso dire che Lombardia, la regione Lombardia su questo è assolutamente, tra virgolette, sul pezzo. Quindi noi ci giocheremo una partita importante su tutti i bandi. E poi avremo un ruolo strategico durante e dopo l'investimento del PNRR, o Next Generation, come a me piace chiamarlo. Guardate, qui stiamo parlando di, io parlo di questo perché stiamo parlando di finanziarie intere che si riversano sul territorio, ma finanziarie in cui non è che si toglie da una parte, si diminuisce il finanziamento da una parte per aumentarlo da quell'altra, come è normalmente una finanziaria per far quadrare i conti, ma qui sono soldi che arrivano in più. Il nostro mestiere è quello di investirli bene e di investirli in modo che vadano avanti ancora dopo, e su questo la Lombardia riesce a farlo tranquillamente. Cosa facciamo noi poi? Noi abbiamo circa il 70% in più di fondi sulla ricerca e sull'innovazione, di fondi europei sul prossimo settennato 21-27. Quindi abbiamo anche un aumento di fondi europei. Tanto è vero che avevamo fatto un piano gli scorsi 3 anni, di piano strategico triennale sulla ricerca e l'innovazione, dove il tema principale era life science, così capite perché parlo di questo, quindi anche salute, e cubava 750 milioni. L'abbiamo chiuso a 1 miliardo perché i privati ci hanno messo 250 milioni in più. Tra l'altro, parentesi, ha approvato l'unanimità del Consiglio regionale, sia 3 anni fa, sia quello nuovo che cuba 1,5 miliardi di partenza. Abbiamo 1,5 miliardi di investimenti da fare i prossimi 3 anni in materia di ricerca e innovazione con tema principale life science e sostenibilità ambientale sul nostro territorio. E cominciamo con una strategia che va a completare i finanziamenti che fa il Next Generation nazionale, o ad andare a investire laddove il finanziamento nazionale non è riuscito adeguatamente ad arrivare o non è arrivato. E ci aspettiamo, noi abbiamo puntato a un minimo di 3% del PIL di Regione Lombardia. Noi abbiamo progetti su uno dei più importanti bandi passati dello scorso piano triennale che a seguito di 1 euro l'investimento pubblico hanno generato 20 euro di PIL, e questo è la relazione che ho mandato alla Commissione europea, che ho mandato a tutti i ministeri, e infatti qualche bando che arriva dall'Europa e che arriva ai ministeri saranno simili a questo bando di cui vi sto parlando, che si chiama Colab, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, che pensiamo di emettere tra febbraio ed aprile. Lo scorso erano 33 progetti unici con primo tema life science al mondo, e di questi 30 progetti unici, diciamo così, di questi un terzo sono risultati unici, innovativi, la prima volta che vengono realizzati nel panorama mondiale. Perché poi all'interno di questi progetti ci sono dei pezzi finanziati di ricerca che vanno nel settore sanitario e che hanno contribuito ad arrivare anche alla realizzazione del sistema mRNA, degli anticorpi monoclonali, di tutte quelle nuove tecniche della medicina di precisione, tutto quello che faremo all'interno di questi istituti. Gli IRCS saranno gli istituti principali su cui andrà l'investimento, l'attenzione e la rete per quanto riguarda appunto la ricerca di carattere sanitario. Quindi questo è un momento assolutamente propizio. È un momento in cui siamo all'inizio di una grande trasformazione che vede la Lombardia, i lombardi, tutti quelli che operano in Lombardia giocare un ruolo non solo a livello europeo ma a livello internazionale. Non vogliamo confrontarci più solo con Île-de-France, Baden-Württemberg, Catalogna, noi ci vogliamo confrontare, e lo facciamo, con Texas, con Israele, con Boston,
con tutte quelle realtà a livello mondiale, perché abbiamo alcune caratteristiche che ci fanno dire noi possiamo giocare in questo campionato, noi possiamo giocare in Champions League. Quindi io penso che questo progetto mai come adesso decollerà in un ecosistema legato alla salute, all'innovazione e all'economia europea unica nei tempi. Questo è il motivo per cui Lombardia ci crede molto su questo, questo è il motivo per cui Città della Salute è uno dei punti focali fondamentali che fa parte della programmazione regionale e della programmazione regionale legata al Next Generation. Grazie. Grazie Assessore Sala. Lascio la parola a Mario Abbadessa di AINS, che incomincia a dare un po' i numeri di questo investimento sulle aree falche. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Parlare dopo il sindaco, l'assessore comunale, l'assessore regionale non è facile, perché hanno detto tutte cose molto importanti. Adesso sicuramente proviamo a guidarvi nei numeri, però più importante dei numeri per me è rappresentare quello che è il nostro obiettivo in questo progetto, perché è interessante quello che diceva l'assessore, che appunto ha l'obiettivo di guardare come benchmark Houston. Noi siamo di Houston, la nostra azienda, di cui io sono uno dei 30 partner, siamo di Houston, abbiamo uffici in 110 città, però in realtà il nostro obiettivo qui è diverso, è quello per una volta che sia l'Italia, la Lombardia, a sesto, il modello da replicare in altri progetti di rigenerazione urbana nel mondo. E questa volta veramente c'è l'opportunità di farlo, perché mi ricollego a quello invece che diceva l'assessore, che il finanziamento pubblico è fondamentale, certo, l'attività dei privati lo è altrettanto, e qui noi abbiamo la vera opportunità per una volta di mettere a terra, quindi non come elementi di marketing, come elementi di spot, come elementi di comunicazione fine a se stessi, ma nella pratica di fare un progetto di mix intergenerazionale, quindi non un ghetto residenziale per le famiglie, non un villaggio per gli studenti, un villaggio per gli anziani, l'ospedale, si parlava prima nel verde, bellissimo, se l'ospedale c'è solo l'ospedale in un bosco è già un progetto vecchio. L'obiettivo invece che c'è qui, e lo stiamo già facendo, perché noi a febbraio cantierizzeremo le opere per Unione Zero, che è il primo lotto per 500 milioni, tutte ad imprese italiane, stanno lavorando oltre 40 già adesso fra società di progettazione e di architetture, tutte della Lombardia. E il progetto qui prevede non solo una declinazione di numeri, sicuramente abbiamo 250 milioni di opere pubbliche, c'è la stazione, ci sono miliardi di investimento, ma oltre i numeri economici, io sono laureato in finanza, dovrei parlare di quello. A me quello che preme oggi spiegare è che questo progetto ha l'obiettivo non tanto di essere un progetto di successo economico, ma ha l'obiettivo di essere un progetto di successo sociale, perché non c'è nessun tipo di sviluppo economico nel 2021 se non c'è una sostenibilità sicuramente ambientale, ma soprattutto sociale, quindi il numero dei posti di lavoro che atterreranno grazie alla Città della Salute, il numero degli studenti, professori, docenti e lavoratori che arriveranno grazie al Sarafele. Con Ambrosetti abbiamo provato a essere quantitativi e analitici e non a essere, diciamo, dei soggetti vuoti che dicono dei numeri che sono un po' fine a se stessi, poi tanto l'obiettivo è fare le case, venderle e guardare il prossimo progetto, ma l'abbiamo messi a terra in maniera estremamente seria, in cui dopo le verranno declinati, in cui spiegano come a regime ci saranno oltre 5.000 lavoratori. Allora, in un momento in cui si parla di emergenza del lavoro, in un momento in cui si parla di emergenza delle famiglie, noi qui realizzeremo oltre 800 case a canoni accessibili, dove ci saranno servizi di babysitting inclusi all'interno dei nostri servizi, dove una donna che abiterà a Milano Sesto verrà a abitare a Milano Sesto, a Sesto San Giovanni, non perché è più economico, ma perché è meglio in altri progetti di rigenerazione urbana, perché oltre ad avere un servizio di babysitting avrà un'area di co-working dove poter lavorare, perché è bellissimo come marketing poter dire che noi siamo a favore delle quote di genere e a favore delle donne, ma se poi noi non facciamo delle infrastrutture logistiche
e questo è il nostro ruolo, che possono supportare il loro lavoro e il loro inserimento nella società. È una bellissima frase per prendere gli applausi, però poi nel breve termine il problema viene al pettino. Quindi tutto questo tipo di servizi qui non sono un progetto, un'idea, uno spot elettorale, ma sono concretezza, perché noi abbiamo già completato le bonifiche e gli scavi del primo lotto e, come ripeto, qui a febbraio inizieranno 250.000 metri quadri e 500 milioni di lavori, incluso il parco, che sarà il secondo più grande della Lombardia, sarà un parco attrezzato. Noi, perciò parlo di sostenibilità sociale, uso una parola trendy, è fighissimo dire che noi facciamo un bellissimo parco. Poi se è un parco verde dove io metto i semini e gli alberi li vedranno forse i miei figli, posso dire è una cazzata, scusate se mi esprimo in maniera volgare, è semplicemente una cosa fine a se stessa. Noi qui, e qui sì che devo dire, lo dico in maniera sportiva e bonaria, ci hanno dato filo da torcere, ma in maniera giusta, perché abbiamo alzato la barra. Noi qui faremo un parco, ma con degli alberi maturi, quindi quando si aprirà non ci sarà un semino con un'idea di parco, ma sarà un parco vero. Allora questo è veramente un servizio, e colgo l'assist o lo spunto che prima l'assessore diceva, appunto, che interloquisce molto con il governo. Bisognerebbe portarlo qua al governo per vedere che cosa è veramente la rigenerazione urbana, perché è molto di moda oggi parlare di rigenerazione urbana, però qui la stiamo facendo davvero, e il nostro obiettivo è far sì che questo progetto possa essere un modello per il resto d'Italia, ma per il resto d'Europa. E quindi noi siamo molto positivi, noi crediamo che Milano, la grande Milano, perché Sesto San Giovanni viene definito un altro comune, a Londra sarebbe la prima cerchia della città, l'ha detto benissimo il sindaco, c'è una metropolitana rossa che in 17 minuti proprio precisi ti porta da questo posto al centro di Milano, che è il Duomo. Però qui puoi avere il secondo parco più grande, dei servizi sanitari, puoi avere un Silver Village, come lo stiamo chiamando, noi avremo 700 posti letto, adesso il dottor Mucchietto li declinerà in maniera più puntuale. Quindi noi siamo molto motivati, non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di voi, della comunità, abbiamo bisogno del comune, della regione, di tutta la comunità di Sesto San Giovanni, e piuttosto che essere noi lo sviluppatore americano che viene da Houston a imporre i propri modelli, quello che abbiamo cercato di fare qui è di ascoltare le esigenze del tessuto in modo di poterle abbracciare all'interno del nostro progetto affinché sia sostenibile nel lungo termine, non con uno sviluppo puntuale. E quindi questo è il mio intervento, molto, diciamo, molto sintetico. Adesso magari credo che Adriano Mucchietto può declinare meglio i numeri e poi passiamo direttamente alla ricerca. Grazie per il passaggio di testimone e grazie per l'invito a questa giornata. Diciamo che, come è stato anticipato, quello che noi ci poniamo come ambizione, quale gruppo AINS, sul progetto di Milano Sesto è proprio, da un lato, andare a realizzare questo percorso di rigenerazione urbana, quindi dando una nuova linfa, una nuova vita a queste aree che ad oggi sono un vero e proprio un vuoto urbano, andando anche a riqualificare poi nel lungo periodo, quindi non solo su Unione Zero, quelli che sono gli edifici dismessi, quindi preservare la loro memoria storica, ma trovare il modo poi di dargli una nuova vita, realizzando un mix di spazi pubblici e privati che possano portare ad avere un progetto sinergico. Un progetto sinergico che già sul primo lotto, Unione Zero, che come è stato accennato sono 250.000 metri quadri di superficie costruita, andrà a cogliere tutti quei legami, quelle sinergie appunto con le altre polarità che sono sul sito. Abbiamo Città della Salute e della Ricerca, abbiamo l'espansione del San Raffaele, ma abbiamo anche tutto il tessuto urbano già presente sul territorio. Tant'è che quello che noi andremo a offrire come prodotto porterà integrazione all'offerta attuale. Avremo sicuramente un polo a livello di business center con circa 50.000 metri quadri di uffici, di cui la metà siamo già in stato avanzato di negoziazione con un tenant istituzionale, di cui poi nel corso del prossimo anno potremo dare rilevanza anche da un punto di vista di comunicazione, ma abbiamo un'altra componente che sicuramente si può prestare ad innestare in realtà quali quelle operanti nel settore life science, che andrebbero a completare
quelli che sono gli stakeholder di questa iniziativa, non solo a livello di realtà ospedaliere o di istruzione come San Raffaele. Quindi andremo ad unire sanità, ricerca, education, ma anche comunità. Comunità che verrà alimentata da un lato sia dal residenziale innovativo che andremo a innestare, quindi questi 750 appartamenti solamente all'interno della Unione Zero, di cui circa 280 saranno residenza convenzionata, quindi saranno supporto di quelli che sono i lavoratori di Città della Salute e della Ricerca e di tutto il personale sanitario e non che graviterà attorno alla struttura, quali ad esempio anche i parenti dei degenti. Ma sarà un residenziale che, al di là di quelle che sono le amenities e i servizi di base, che tanto di base non sono, perché all'interno di residenziale anche di nuova concezione su Milano sono comunque poche le iniziative che portano questo tipo di innovazione. Il nocciolo sarà dato proprio dalla gestione di questi edifici. Gestione che, un po' come stiamo facendo a Milano sugli studentati che abbiamo nella zona della Bocconi, sarà effettuata da una società interna al nostro gruppo. Quindi quello che noi ci prefissiamo, proprio a livello di comunità, di community engagement, di integrazione, di mix generazionali, è essere presenti sul territorio, non solo come advisor, non solo come sviluppatore, ma proprio come una realtà che metterà insieme sia chi abiterà in queste nuove realizzazioni, sia chi ci lavorerà, ma anche chi già è presente sul territorio. E per far questo, il nostro sviluppo, come si può intravedere in questa slide, e magari si intravedrà meglio in altre, si basa sul concetto di piazze. Quindi ci sarà una declinazione di vari punti di incontro, di aggregazione, di scambio. Anche la prima corte del blocco residenziale lato Città della Salute e della Ricerca, dopo una negoziazione serrata ma positiva col comune, sarà una corte aperta al pubblico, quindi non privata, che permetterà ulteriore permeabilità appunto tra spazi privati e pubblici. Come anticipato, nel corso dell'inizio del prossimo anno avvieremo le opere propedeutiche poi allo sviluppo verticale, che partirà nel terzo trimestre e si completerà, per quanto riguarda gli edifici residenziali, sul finire del 2024, quindi ben in anticipo rispetto a quella che potrebbe essere l'attivazione di Città della Salute e della Ricerca, così da essere pronti per accogliere appunto i soggetti individuati in via preferenziale. E poi nel corso del 2025 avverrà il completamento invece di quelli che sono gli edifici, diciamo, vocazione commerciale, quindi uffici, albergo, dove anche in questo caso abbiamo un operatore già individuato in cui stiamo sottoscrivendo gli accordi per un contratto di lunga durata, e lo studentato con 700 posti letto, che ovviamente ha una sinergia estremamente importante con il polo di San Raffaele, che avrà 3.000 studenti che verranno a studiare a Milano Sesto. E questi appunto saranno ultimati nel corso del 2025. In parallelo ci sarà la realizzazione del parco urbano Unione, quindi la prima componente dei 450.000 metri quadri, in continuità con il parco di Città della Salute e della Ricerca. Più di 1.000 alberi saranno impiantati, e quindi sia attraverso il parco, sia attraverso le tecniche che saranno adottate per lo sviluppo degli edifici di Unione Zero, ci sarà da un lato importanti impatti sul PIL, che poi Emiliano Briante di European House and Brosetti vi potrà illustrare nel dettaglio, ma anche risvolti positivi da un punto di vista di sostenibilità ambientale, perché andremo a impiegare tecnologie e materiali verso uno sviluppo NZEB, cradle to cradle, massime certificazioni in ambito LEED e WELL, quindi sia sulla realizzazione che sull'utilizzo degli edifici, e sarà un caso di eccellenza, non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Ciò detto, passo la parola a Emiliano, che vi potrà illustrare appunto nel dettaglio quelli che sono i risvolti non solo per il singolo sviluppo, ma quelli che sono gli effetti moltiplicativi a beneficio di comunità e anche di istituzioni, di quello che è appunto lo sviluppo di Unione Zero e Città della Salute della Ricerca. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie al Sindaco della disponibilità oggi a offrirci questo spazio per la presentazione di questo studio. Noi, come The European House Ambrosetti, abbiamo una divisione che io dirigo, che si occupa di misurazione di impatto dell'attività economica, degli investimenti realizzati sui territori. Una misurazione di impatto che è multidimensionale, per cui noi
andiamo a verificare e quantificare gli impatti di taglio economico, ma anche quelli di taglio non economico finanziario, quindi gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la parte di innovazione e tecnologia. Oggi vi presenteremo una sintesi di uno studio che è ponderoso, molto ampio, realizzato con Heinz, quindi utilizzando come fonte informativa una serie di dati di input che ci sono stati forniti, integrati con modellizzazioni economiche da noi sviluppate e dati forniti da database nazionali o anche internazionali su queste tematiche. Vi chiedo scusa, magari mi siedo per la presentazione perché altrimenti non vedo i numeri. Avremo delle slide molto fitte nei numeri, quindi cercherò di guidarvi attraverso questa presentazione. Intanto la metodologia che abbiamo usato. Questo studio riguarda i primi due lotti di costruzione della rigenerazione più ampia di Milano Sesto, che sono Unione Zero e quindi parte residenziale e commerciale, come è stato detto, e Città della Salute e della Conoscenza. Questi due lotti analizzati attraverso un'analisi di scenario, anzitutto per contestualizzare le dimensioni che questo sviluppo va a toccare e per individuare anche i bisogni delle aree interessate dallo sviluppo che possono trovare risposta nelle caratteristiche, nelle distintività di questo progetto. Quindi il secondo slot dell'analisi è proprio individuare quali sono gli elementi distintivi del progetto e terza parte più importante, quella di misurare, cercare di misurare in modo quantitativo, laddove possibile, gli impatti attesi di questo sviluppo. E lo abbiamo fatto identificando 10 aree di analisi, 10 domini di creazione di valore, come li abbiamo chiamati, che spaziano da temi più economici, come dicevo, a elementi invece di carattere sociale, ambientale, cognitivo, quindi tema di innovazione, tecnologia e conoscenza. Vi abbiamo preparato oggi una slide per ciascuno di questi domini di creazione di valore, sintetizzando quanto in realtà nello studio è declinato in modo molto più ampio. Inizio dal primo, la prima area di interesse, che è molto economica, è quella della dimensione di impatto dell'investimento previsto. Sono già stati detti un po' i numeri dell'investimento. L'investimento previsto per l'intero sviluppo ammonta a 3,5 miliardi di euro, però come dicevo andiamo qui a stimare e a misurare l'impatto atteso a livello economico dei primi due lotti in costruzione. 375 milioni è il dato che abbiamo utilizzato per Unione Zero, in realtà il dato è più alto, ma qui abbiamo preso in considerazione solo gli investimenti in conto capitali, CAPEX, e 450 milioni per Città della Salute e della Ricerca. Un totale quindi di 825 milioni immessi sul territorio per la realizzazione di queste opere che abbiamo analizzato in funzione delle cosiddette interdipendenze settoriali che si generano nel momento in cui un euro viene investito su un territorio. Conoscendo diciamo le caratteristiche di questo investimento, quindi di costruzione, qui parliamo soltanto per ora dell'impatto della realizzazione fisica delle opere, siamo andati a misurare le interdipendenze settoriali che si creano attivando fornitori, è stato detto, in larga parte anche già identificati e abbastanza locali, legati al territorio, legati alla regione Lombardia. Quindi abbiamo studiato come questi input si irradieranno sul territorio in funzione dell'attivazione delle filiere economiche coinvolte, che sono filiere di edilizia, di costruzioni, ma anche manifatturiere e di servizi. Quindi c'è un ampio coinvolgimento delle filiere su diversi livelli di settori economici del territorio e del paese in generale. Quegli 825 milioni, sommando i due lotti, svilupperanno una capacità di produzione, di giro d'affari, di ricavi delle attività e delle aziende coinvolte di quasi oltre un miliardo di euro per Unione Zero e 1,3 per Città della Salute e della Ricerca. Quindi questo stimolo di 825 milioni cuberà sul territorio in senso lato, quindi in larga parte
locale lombardo e poi anche però si radierà nel resto del paese coinvolgendo anche altri interlocutori, 2,3 miliardi di euro. Quindi questo è il primo dato che vediamo e abbiamo anche inserito un po' qualche quantificazione per rendere comprensibile questo numero in 4 anni, quindi 2022-2025, 2,3 miliardi di euro di impatto economico significa il doppio degli investimenti esteri attratti dalla Regione Lombardia, per dare un numero comparabile, significa l'ammontare dell'intero piano industriale previsto da una grande azienda italiana come Pirelli. Quindi è un po' come avere, diciamo, sul territorio una nuova azienda di queste dimensioni che si insedia sul territorio e produce valore economico. Valore economico da un lato, valore occupazionale dall'altro, quindi vedete sotto i numeri legati all'occupazione invece attivata e sostenuta. Anche qui sommando impatti diretti e impatti indiretti che si attivano grazie alle interdipendenze tra i settori coinvolti, siamo in grado di stimare un certo numero di posti di lavoro equivalenti. Quindi persone occupate full time durante l'arco di realizzazione dell'opera 22-25 arriviamo a 5.300 occupati sostenuti. Quindi significa dare lavoro a 5.300 persone per 4 anni per la realizzazione dell'opera. Ovviamente non solo la parte diretta che lavorerà in cantiere, ma andando a contare, tra virgolette, i contributi che vengono forniti a tutti i settori coinvolti dalla realizzazione. Anche qua ci sono delle equivalenze, no? Per cui è un po' come dire l'intera occupazione di Coop in Lombardia, è un po' come dire 2/3 di tutti gli esuberi all'Italia nella operazione all'Italia ITA, quindi stiamo parlando di numeri veramente rilevanti. Passo al secondo dei due cantieri di lavoro, invece parla di persone, quindi di vivacità territoriale, così l'abbiamo definita. Parliamo di insediamento di persone sull'area, quindi di 800 nuclei familiari che si insedieranno nel lotto Unione Zero, di 4.800 lavoratori coinvolti negli uffici, nelle attività commerciali, di 180.000 presenze attese nell'albergo e quindi insomma di un numero di persone a cui si sommeranno poi anche i lavoratori di Città della Salute e se consideriamo la numerosità delle prestazioni sanitarie che verranno erogate da questo complesso ospedaliero, c'è un grosso numero di pazienti, ma anche di familiari che accompagneranno i propri cari a fare visite e a fare prestazioni ambulatoriali ogni anno. Tutto questo cumulo di persone che vivranno l'area porteranno dei consumi, quindi rimanendo in ambito economico abbiamo stimato qual è l'impatto atteso addizionale di consumi sul territorio e qui lo abbiamo potuto fare anche in modo puntuale, per cui partendo dall'impatto sul comune di Sesto San Giovanni, quindi i consumi che stimiamo essere realizzati da queste persone sull'area locale, 23 milioni, ci allarghiamo sull'intera area metropolitana perché parliamo di redditi di persone che vivono qui ma che spenderanno poi ovviamente i loro redditi in un bacino più ampio, 58 milioni se ci allarghiamo sulla città metropolitana, 100 milioni circa se ci allarghiamo su Regione Lombardia, pensiamo all'impatto del turismo, leisure o business, anche dell'hotel che attrarrà persone. Un totale di 188 milioni di consumi che ci aspettiamo in Regione Lombardia, città metropolitana, comune di Sesto San Giovanni, all'anno, questo è un dato annuale. Punto 3, per concludere la parte un po' più economico-finanziaria, gli impatti attesi in termini di finanza pubblica, in particolare abbiamo misurato la fiscalità municipale aggiuntiva. Qui speriamo di aver fatto i calcoli correttamente, altrimenti il sindaco fa una verifica e mi dice se è sbagliato, è contestato. Qui parliamo di, abbiamo detto, persone attese come nuovi residenti in un contesto, quando dicevo un po' dell'analisi di scenario, in un contesto locale e demografico, comunque che sta vivendo un periodo di stabilità dopo aver vissuto un periodo di calo importante negli anni precedenti, no? Rispetto alla riduzione delle attività industriali nell'area. E quindi un rinvigorimento della presenza di persone residenti.
ci aspettiamo gettito IMU anzitutto per l'attività costruita, ci aspettiamo gettito Tari integrativo, ci aspettiamo addizionale comunale IRPEF ovviamente per le persone che si insediano qui e vanno a pagare tasse ovviamente anche legate alla loro territorialità. Quindi ci aspettiamo, cumuliamo al termine della realizzazione un dato di circa 2,6 milioni addizionali all'anno per le casse comunali dovuto alla somma di queste tre componenti. Anche qui abbiamo un po' giocato sulla misurazione e la comparazione di questi dati con delle quei dati di spesa del comune, quindi per esempio questo vale il 6% del gettito complessivo del comune o più di quanto oggi il comune può dedicare per esempio alla spesa per gli interventi a supporto degli anziani. Quindi questo è un confronto un po' per dire che arriveranno a disponibilità del comune delle risorse aggiuntive che potranno essere spese per la municipalità, la comunità e quindi essere strumento per creare impatto sociale. Sull'impatto sociale proseguo col quarto cantiere di analisi, è già stato dal dottor Abbades, dal dottor Mucchietto anticipato, la novità e la distintività del modello abitativo di Milano Sesto, che è quella di offrire affitti con un'offerta integrata di servizi ad alto valore, permette di quantificare per un utilizzatore, per un residente che sceglierà questa soluzione, dei vantaggi economici rispetto delle soluzioni comparabili. Quindi la disponibilità, a seconda delle esigenze, di avere un controvalore in termini di servizi che va da 250 a 500 euro al mese di valore. Questo significa liberare reddito di queste famiglie per ulteriore spesa, come si è detto prima. E sono valori non irrilevanti se confrontati al reddito medio delle famiglie lombarde, 8-16%, e soprattutto di famiglie o di giovani che hanno evidentemente un reddito inferiore, quindi un valore rispetto al reddito disponibile. Un altro impatto sociale importante è la previsione di creare posti nido e materna, quindi posti, circa 60 posti nel polo educativo previsto, che connoteranno il comune di una disponibilità maggiore di circa il 15% rispetto alla situazione attuale. Quinto elemento, parlando in questo caso della parte residenziale affordable housing, quindi a prezzi definiti e calmierati, che è inclusa nell'offerta residenziale di Unione Zero, ecco, avremo un impatto che riguarda anzitutto la affordability, la possibilità di accedere ad una casa, ad un'abitazione per famiglie che sui livelli non affordable non avrebbero potuto ottenere. Quindi la possibilità per chi potrà utilizzare queste abitazioni, che saranno destinate a lavoratori di Città della Salute piuttosto che a altre figure coinvolte nella nuova residenzialità, avrà la possibilità di accedere a delle soluzioni potenzialmente più vantaggiose a livello economico. Si diceva giustamente prima, non necessariamente spendere meno, magari spendere la stessa cifra, ma con delle soluzioni più grandi, quindi a parità di prezzo, una dimensione in termini di metratura più grande del 40 o 50% se lo confrontiamo all'area di prossimità o all'area di Milano, evidentemente. Allo stesso modo, invece, con una spesa inferiore si potrà accedere alla stessa metratura che si avrebbe, diciamo, su Milano, che evidentemente ha dei prezzi diversi. Un potenziale risparmio in termini di risorse dedicate alla casa sul reddito complessivo delle famiglie del 10% circa. Se oggi nella città metropolitana di Milano il 65% dei nuclei familiari, specialmente giovani, pagano più del 40% l'abitazione rispetto al proprio reddito, quindi l'abitazione pesa per oltre il 40% del proprio reddito, si scende con queste soluzioni al 30%. Significa liberare circa 10.000 euro per famiglia, che poi di nuovo si possono trasformare in consumi sul territorio. Lo student housing, un altro elemento di analisi che abbiamo osservato,
c'è a livello di scenario e di contesto una forte richiesta di residenze per studenti, c'è una grande mancanza soprattutto in alcune aree di Milano rispetto alle università localizzate in termini di posti letto. Nello specifico in quest'area, quindi che è il bacino di utenza di Bicocca e San Raffaele, analizziamo un valore di 2,5 posti letto per studenti rispetto agli oltre 4 della media milanese. Con questo intervento, quindi 700 posti letto, che sono anche posti letto con dei servizi di valore agganciati, possiamo ottenere un ribilanciamento almeno rispetto alla media milanese del rapporto posti letto numero di studenti. Ovviamente c'è ancora molta domanda, molto bisogno di posti letto, se pensiamo che Milano rispetto ad altre città europee universitarie ha un gap del 300-400%, insomma parliamo del 20% rispetto a circa il 5% di Milano, quindi c'è grossa domanda. E di nuovo si tratta anche di un valore per gli studenti, perché sono soluzioni che, comparate con quelle tradizionali, hanno incluse anche una serie di servizi, e allora li abbiamo quantificati, e se abbiamo fatto bene i conti, uno studente che accede a questo tipo di servizio può risparmiare, a parità di altre soluzioni tradizionali, circa 2.000 euro l'anno. Su 5 anni di corso si paga un master di secondo livello. Quindi per dire come l'impatto economico poi si trasforma in opportunità sociale, in opportunità di conoscenza e innovazione e percorso professionale. Numero 7, vado rapido sulla digitalizzazione, sarà un distretto smart evidentemente, con le migliori tecnologie dedicate alla raccolta dei dati, ma soprattutto all'utilizzo virtuoso dei dati. Quindi utilizzare i dati per efficientare i servizi, per migliorare la gestione, e qui abbiamo fatto qualche quantificazione, per cui per esempio sulla mobilità l'utilizzo dei dati permetterà di migliorare e ridurre i tempi di trasferimento, sul tema delle risorse idriche di ridurre i consumi, sul tema delle risorse energetiche ugualmente di abbattere di circa il 10% i valori. Anche qua è già stato detto il cantiere della rigenerazione urbana. Abbiamo in questo contesto regionale, ma poi anche soprattutto locale, un tema di consumo di suolo molto rilevante. Purtroppo storicamente sono state fatte le scelte per cui oggi Sesto San Giovanni non è tra i comuni più virtuosi per la sua eredità dal punto di vista del suolo consumato. L'area Falca rappresenta un'area molto vasta di interesse nazionale, ovvero un sito che grazie alla bonifica tornerà ad avere una funzione che, oltre a essere virtuosa dal punto di vista economico e sociale, come abbiamo visto, va anche a ridurre potenziali rischi sulla salute che sarebbero mantenuti in assenza di bonifica. Quindi un valore per la salute delle persone e anche per le casse poi della sanità pubblica. Sulla sostenibilità ambientale abbiamo fatto ulteriori analisi, qui Andrea ha già detto quali sono le caratteristiche a livello di certificazioni e di utilizzo di materiali dell'area, e qui abbiamo semplicemente misurato, in funzione degli impatti attesi di queste scelte, la riduzione dei consumi energetici, quindi stimiamo circa il 30% di fabbisogno energetico in meno rispetto a una soluzione tradizionale abitativa, e quindi significa cumulare un risparmio di energia pari a quanto consumano 4.000 famiglie in un anno, pari a quanto serve per riempire 700.000 pieni di auto elettriche. Quindi parliamo veramente di numeri rilevanti dal punto di vista dimensionale. E allo stesso modo otteniamo risparmi di CO2, quindi un contributo anche ai temi di decarbonizzazione. Per ultimo, ma non evidentemente meno importante, il tema del polo di eccellenza sanitaria, clinica e scientifica che otterremo grazie al trasferimento dei due ospedali. A parte i numeri che sono già stati descritti e raccontati, abbiamo analizzato, poi nello studio ci sono elementi maggiori, ma qua li ho sintetizzati solo in quei tre punti. Si otterranno anzitutto miglioramenti dell'efficienza del servizio,
perché oggi queste due strutture sono frammentate in Milano in diverse sedi, in diverse operazioni. Riunirle in un unico edificio genera evidentemente efficienza, sinergie e qualità del servizio, quindi si può ottenere questo tipo di vantaggio. Si possono ottenere economie di scala e innovazione, perché spazi che verranno dedicati in comune ai due, quindi si diceva uno più uno non fa più due se parliamo di questa operazione, perché si generano delle sinergie e delle economie di scala importanti in termini di attività clinica, sale operatorie, diagnostica e laboratori. E poi ci sarà l'opportunità di ottenere da questo patrimonio, tra queste due realtà, anche un centro di formazione comune, un centro congressi comune, la possibilità di attrarre anche a livello internazionale specialisti, studiosi, studenti che arriveranno a Sesto San Giovanni per le proprie attività. Ho concluso i 10 diciamo, domini di creazione di valore, faccio soltanto un'ultima slide prima di concludere. Perché abbiamo poi cercato di riclassificare e ricondurre tutti gli impatti che abbiamo visto rispetto ai noti obiettivi di sostenibilità dell'ONU. Quindi per cercare di comprendere come questa operazione, questo sviluppo di rigenerazione urbana dia un contributo a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile per i territori, per i paesi, per l'intera collettività. E abbiamo visto che gli impatti che vi ho raccontato sono riconducibili ad almeno 9 dei 17 obiettivi dell'ONU, per cui il contributo di Milano Sesto e della sua riqualificazione va a colpire e a targetizzare numerosi elementi di sostenibilità sociale e ambientale che sono un po' il futuro della nostra collettività. Grazie. Complimenti per lo studio e per i numeri che ci ha dato, che fanno rabbrividire a pensare che tutto questo nel giro di pochi anni sarà veramente a Sesto San Assolutamente, Giovanni. aggiungo perché Prego. non l'ho sottolineato, o meglio, se pensiamo che questi numeri sono legati ai primi due lotti di realizzazione, pensare di moltiplicarli per il resto dell'investimento, ci consente di avere un'immagine ancora più grande e importante di questi impatti. Quindi noi ci siamo limitati a questi perché sono, i lotti rispetto a cui abbiamo un numero sufficientemente di dati e informazioni che ci permettono di realizzare queste stime. Evidentemente nel prosieguo sarà possibile eventualmente allargare e completare queste analisi. Esattamente, infatti come dato volevo darvi che ne abbiamo parlato poco dell'impatto del San Raffaele 2 e dell'università, perché parliamo di un'ulteriore struttura che stiamo discutendo in questo momento appunto con gli investitori nella forma, nelle modalità progettuali, ma i numeri li conosciamo già, sono circa 112.000 metri quadri di ulteriore polo IRCCS e università, con ulteriori circa 300 posti letto che si aggiungono quindi a quelli che già sul territorio arrivano da Città della Salute, ma soprattutto abbiamo un ambito, come ho detto, di università che la previsione prevede di carico di circa 5.000 studenti, quindi credo che siano numeri importantissimi. Lascerei a questo punto, a chiusura dei lavori, la parola prima a Confcommercio, o vuole intervenire prima su Lombarda, per me è indifferente. Confcommercio con Marco Barbieri e poi dopo a chiudere Vittorio Biondi di Assolombarda. Grazie, prego. Grazie, tanto il mio intervento sarà molto breve, anche perché dopo i numeri e dopo le spiegazioni che sono state date, mi limito a fare una duplice considerazione. Innanzitutto che questo tipo di intervento è un intervento che evidenzia, come già stato sottolineato dal sindaco, dall'assessore e anche dall'assessore Sala, il fatto che la Grande Milano diventerà sempre di più una realtà di grande metropolitana, e il concetto di area metropolitana con questo importante intervento a Sesto San Giovanni diventerà sempre più reale, perché oggi oggettivamente il concetto di città metropolitana e di area metropolitana la vediamo, almeno noi, lato economico, un po' disunito rispetto alla città di Milano. Dal mio punto di vista, queste tipologie di intervento invece
uniranno sempre di più quello che è il concetto di Grande Milano sotto un aspetto urbanistico, ma soprattutto per quanto ci riguarda anche sotto un aspetto economico. I numeri sono numeri estremamente importanti anche nel mondo commerciale, nel mondo dell'impresa. Un intervento di un albergo di 300 camere, interventi di media e di grande distribuzione. E su questo aspetto voglio soffermarmi un attimo. Stiamo cambiando radicalmente il concetto di pluralismo distributivo, o quantomeno il concetto di pluralismo distributivo sta sempre di più abbracciando il concetto economico e commerciale della nostra città e della nostra regione. Fortunatamente, e questo è un passaggio culturale che stiamo lavorando e facendo nei confronti delle imprese e dei commercianti, non c'è più oggi la distinzione, il litigio tra piccolo commerciante, media e grande distribuzione. Stiamo lavorando in un concetto di pluralismo distributivo e di conseguenza in un concetto di insediamento di media grande distribuzione in connessione con una presenza del negozio di vicinato. Questa pandemia ha dimostrato che oggi c'è un processo di urbanizzazione anche della media e della grande distribuzione commerciale, cioè si evitano grandi insediamenti nelle periferie e si vuole cercare di introdurre dei processi distributivi nei centri urbani. Un esempio classico può essere City Life, ma ce ne sono molti altri. Quindi per quanto ci riguarda saremo molto collaborativi a disposizione sugli interventi commerciali che verranno fatti in questo tipo di area, soprattutto per l'indotto che questo intervento porterà per la città di Sesto e per la grande area metropolitana. Numeri importanti che soprattutto servono ad uscire definitivamente dal tunnel della pandemia. Dal tunnel della pandemia che sotto l'aspetto commerciale ha portato ad un altro passaggio fondamentale, pluralismo distributivo e non più contrapposizione tra fisicità del negozio e commercio online. I dati del nostro ufficio studi dicono e ci hanno detto che nel 2020 c'è stato un picco di oltre il 70% del commercio online. Inevitabilmente eravamo tutto chiusi e di conseguenza o uno comprava online o al di là dei cosiddetti acquisti di servizi essenziali, uno non poteva comprare. E questo passaggio nel disastro della pandemia ha fatto fare un salto culturale anche alle imprese commerciali, dove in quest'anno e mezzo hanno colto l'opportunità di sfruttare quella fetta di mercato, anche classico commerciante in sede fissa, che non era sfruttato prima. E quindi prima si vedeva, come 20 anni fa si vedeva, la grande distribuzione contro il piccolo, e invece adesso c'è un concetto di integrazione di pluralismo distributivo, 2 anni fa si vedeva le piattaforme e il commercio online contro il negozio fisico. Oggi invece anche il negozio fisico, dall'abbigliamento e non solo, dice anch'io mi metto a fare commercio online, anch'io mi metto a fare e-commerce, l'ho imparato nell'anno e mezzo della pandemia, perché posso sfruttare quella fetta di mercato che oggi, o comunque ieri, non sfruttavo. E questo che cosa dice? Ci dice che nel dicembre del 2021 il tema dei consumi raffrontato al dicembre del 2019, il dicembre del 2020 non lo consideriamo neanche perché entravamo in zona rossa, dicono che la vendita di prodotti nei negozi ha un più 15-16% rispetto alla vendita e quindi ai consumi del dicembre del 2019. Questo perché? Perché nel 2020 c'è stato il picco del commercio online che si sta consolidando nel 2021, sommando oggi il ritorno agli acquisti anche in sede fissa. Questo concetto quindi del pluralismo distributivo, del commercio online, dell'integrazione tra le varie tipologie del commercio, dal mio e dal nostro punto di vista, deve essere un esempio che potrà essere riportato in questo importante progetto che viene fatto nella Città della Salute e comunque nel progetto dell'ex area Falck, dove il tema dell'urbanizzazione, della residenzialità, del commercio e ovviamente anche della ricerca porterà un beneficio alla città di Sesto, all'intera area metropolitana, perché la diversità tra la città di Milano e la città di Sesto verrà nettamente ridotta, sarà un tutt'uno. In 17 minuti da qui si è a Milano Duomo e a maggior ragione questo intervento darà un'omogeneità anche di livello urbanistico e commerciale e di conseguenza
evviva, si parta presto e si crei immediatamente un indotto economico commerciale, innanzitutto per il comune, abbiamo visto i numeri e i dati e di conseguenza per i sestesi, e poi diciamo anche per i cittadini milanesi, lombardi e per le imprese milanesi e lombarde che dopo quest'anno e mezzo hanno bisogno di interventi e di investimenti di questo tipo. Grazie. Grazie dottor Barbieri, ma solo per sottolinearle che questa sua riflessione sul pluralismo distributivo è già stata assorbita nella progettazione che stiamo pianificando sulle Refalche, perché Unione Zero prevede proprio una valorizzazione della media distribuzione del commercio di vicinato attraverso lo sfruttamento della Rambla, cosiddetto Main Street, che per la gran parte viene pedonalizzata, e con la possibilità comunque di accedervi per l'utente attraverso la piastra sotterranea, ovviamente, di posteggi. Quindi una sorta di, impropriamente, centro commerciale a cielo aperto, ma che riteniamo che possa funzionare molto di più rispetto agli scatolotti che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi decenni sorgere nelle nostre periferie. Da ultimo, ma non tale, la parola ovviamente ad AssolorBarda e al dottor Vittorio Biondi. Prego. Allora, grazie mille dell'invito ovviamente, e penso che non utilizzerò tutta la mezz'ora che mi è stata data a disposizione per l'intervento, sto scherzando naturalmente. E, allora, io non aggiungerò dati ai molti e interessanti che sono già stati forniti, mi sembra che le dimensioni, l'entità, l'importanza di questo progetto siano ormai evidenti. Faccio solo alcune considerazioni dal punto di vista di un'associazione come AssolorBarda, che ha dedicato alla propria più importante sala riunioni a Falck, e che quindi diciamo nel passato, nel presente e a questo punto nel futuro di quest'area ha un pezzo costitutivo della propria identità. Per molti nostri imprenditori, piccoli, medio, grandi che siano, questa comunque rimane la capitale del cuore industriale della nostra area, e in realtà mi permetto di dire lo è tuttora, nel senso che c'è un tessuto di piccole, medie e anche grandi imprese industriali di servizi che è ancora molto vivace in quest'area, e speriamo tutti che continui ad esserlo. Continuerà ad esserlo, penso, non certo in competizione con quanto avverrà nell'ambito del progetto Milano VI, ma in fortissima sinergia con quanto avverrà qui. Già il dottor Abadesa, insomma tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato come il migliorare l'attrattiva di quest'area è, come dire, crea dei benefici sia per chi ci vive sia per chi ci lavora, che vanno naturalmente ben oltre chi vi è direttamente o vi sarà direttamente insediato. Diciamo che tutti stiamo immaginando la fine di un'immagine, se è stato definito vuoto urbano o buco nero, insomma di un'area cruciale per lo sviluppo della città metropolitana, dell'area metropolitana, che negli ultimi anni non aveva un'identità precisa e un ruolo e una funzione nell'ambito del territorio metropolitano, e io credo che questo progetto sicuramente gliela darà. Mi ricollego a quello che diceva Marco Barbieri poco fa per sottolineare anche il fatto che è importante immaginare ciò che avverrà in questo territorio in relazione a ciò che sta già avvenendo, che avverrà in molte altre aree nel territorio, nel senso che non è
di sicuro una Milano ferma, quella nella quale avvengono queste trasformazioni, anzi è un processo molto più ampio. Mind, l'ex area Expo è stata citata, e già questa di per sé costruisce e definisce un asse fondamentale per lo sviluppo di Milano e dell'intera regione, per non dire del paese. Ma se guardate dentro Milano, per esempio, ci sono altre due aree come la Bovisa e la Bicocca, che sono aree ciascuna con la propria storia, ma che tutte si stanno reinventando un futuro, non a caso facendo leva su quelle che sono oggi le principali risorse competitive di quest'area, quindi la ricerca, appunto la ricerca in particolare nell'ambito della salute in senso esteso, la connessione con i temi della sostenibilità. Della sostenibilità vista nelle varie accezioni, quindi sia come una caratteristica che attraverserà tutte le attività ospitate nel progetto, quindi nessun architetto oggi, nessun progettista usa più gli strumenti e le categorie di 10, di 20, di 30 anni fa, perché anche il mondo delle costruzioni, della progettazione, un pezzo del quale rappresentiamo noi, perché di fatto si tratta di una filiera industriale, è in una fase di fortissima trasformazione e innovazione, e tutti questi sono delle sorte di laboratori per chi si esercita in questo tipo di innovazione. Quindi che cosa mi sembra importante sottolineare? Che nei prossimi anni vi sarà, cioè la Milano estesa che noi ci immaginiamo, non la Milano dei confini amministrativi, dei 181,4 chilometri quadrati del comune di Milano, perché io credo che nessuno, a partire dai milanesi o dai sestesi, immagina Milano circoscritta al comune. Uno studio dell'OCSE del 2007 diceva che Milano è grande, ospita 5 milioni e mezzo di abitanti, perché di fatto è estesa praticamente per un bel pezzo di Lombardia, con dei pezzi che vanno anche verso Novara, Vercelli, Piacenza. Quindi stiamo parlando di questa grande conurbazione metropolitana, che di sicuro manterrà un centro nell'ambito della città capoluogo, ma che sarà molto più policentrica di quello che è stato il passato. Cioè, quando si parla, cioè parlare di fermate della metropolitana, di linee che si allungano, non è solo parlare di una trasformazione fisica del territorio, ma è concepire le distanze da un punto all'altro non in termini di chilometri, perché avrà sempre meno senso, ma in termini di minuti. In termini di minuti, io non so voi, ma io ho svariati amici che negli ultimi 10-15 anni fanno i, una volta si sarebbe detto, pendolari tra Milano e Bologna, o tra Milano e Torino, cose che una volta, o tra Milano e Verona, cioè distanze che una volta non sarebbero state concepibili come delle distanze che permettessero una mobilità di questo tipo. Oggi poi, con il ripensamento che è in corso anche del rapporto tra tempi di lavoro e tempi di vita, ahimè accelerato da ciò che è avvenuto in questi ultimi 2 anni. Insomma, io penso che la geografia economica sarà molto diversa da quella che avevamo in passato, e da questo punto di vista questo progetto in questo territorio, con questa storia, con queste prospettive, penso che possa diventare davvero un caso di studio e un esempio a livello internazionale. Concludo dicendo che trovo particolarmente utili momenti di confronto e di informazione, di scambio come quello di oggi, e immagino quelli che possono esserci stati e quelli che verranno, perché quando si avvia un progetto con queste ambizioni, con questa dimensione, lo dico con molta franchezza, perché credo sia giusto anche affrontare, come dire, i rischi, non solo le opportunità di questi progetti, c'è sempre un po' il rischio che chi magari ci vive vicino fisicamente li veda come delle grandissime trasformazioni che non lo riguardano direttamente, no? Come dire, ma sì, lì sorgeranno i grattacieli, che qui non sono previsti, ma credo che ci siamo capiti, no? È successo per esempio a Milano, prima si citava City Life, c'è stato un certo periodo nel quale chi viveva attorno alla vecchia fiera di Milano
non era, insomma, era perplesso, molti erano perplessi rispetto a questa trasformazione, perché parliamoci chiaro, le trasformazioni vogliono dire cambiamento e vogliono dire per tutti noi anche cambiare le abitudini, cambiare il paesaggio visivo. Uno apriva la finestra e una volta, dove c'era la fiera, vedeva le montagne. Oggi capita a me perché apro la finestra e vedo tre edifici di quelle dimensioni. Allora adesso l'ho buttata un po' a sorridere, ma credo che il tema sia comunque importante, e cioè che è molto importante far sì che questi progetti vedano la capacità di dialogare con tutto il tessuto delle categorie economiche che sono qui rappresentate, del sistema delle associazioni, delle reti, insomma le varie parti che compongono una comunità, nella convinzione che di cui io sono assolutamente portatore, che se correttamente progettati e condotti, alla fine questi progetti producono un miglioramento della qualità della vita da tutti i punti di vista, che non riguarda solo chi vi è direttamente interessato, ma tutte le comunità. Adesso ho fatto l'esempio di City Life, che è un progetto molto diverso da questo, però da un certo punto di vista era quasi anche più traumatico, tra virgolette, perché insomma era un intervento molto forte, e vi posso assicurare che oggi la stragrande maggioranza dei milanesi in generale, di chi vive attorno, ne sta cominciando ad apprezzare appieno tutti i benefici. Quindi, con tutte le differenze del caso ovviamente tra progetti di questo tipo, è un percorso analogo è stato fatto anche, io ricordo, ai tempi della Bicocca. Io lavoravo in Bicocca all'inizio degli anni 2000, quando si trasformò un'altra area industriale di un altro importantissimo, diciamo, impresa di questa città, si è trasformata in una cosa diversa, quindi in un'università, che oggi è la Bicocca, in un teatro, in uffici ed altro, e devo dire che all'inizio i cantieri sono qualche cosa che da un lato, come dire, ti spinge a immaginare, a sognare, dall'altra però insomma sono anche qualche cosa ad un forte impatto. Se voi andate oggi in quell'area, in quel quartiere, che prima non era un quartiere nel senso stretto, beh insomma credo che vedete centinaia o migliaia di giovani che magari nella pausa tra una lezione e l'altra mangiano insieme, ascoltano musica, comprano un libro o fanno qualunque altra attività, o vanno in skate, qualunque altra attività, la differenza si vede. Quindi grazie ancora dell'invito per oggi, in bocca al lupo per questo progetto. Noi ci siamo naturalmente, nel senso che insomma tutto quanto è possibile dal punto di vista delle associazioni, degli imprenditori, fare per aiutare questo genere di progetti, ovviamente per noi è nostro dovere, penso, prima che nostro piacere. Grazie ancora. Bene. Con quest'ultimo intervento chiudiamo, diciamo, questa sessione di prima presentazione. Preannuncio già che comunque, d'intesa sempre con Milano Sesto e Heinz, faremo ulteriori sessioni nei limiti ovviamente della possibilità con la normativa Covid, e quindi coinvolgeremo poi i stakeholder territoriali, nel senso i rappresentanti dei cittadini, e quindi le varie associazioni che gravitano su questo territorio, le varie consulte, e quindi anche a loro illustreremo di nuovo questi numeri, magari aggiornandoli via via, perché ovviamente il cantiere è in progress e quindi avremo nuovi elementi aggiuntivi da apportare con dati significativi, magari anche proiettando qualche elemento aggiuntivo, perché nel frattempo stiamo definendo anche i progetti dei singoli edifici, quindi prima o poi vedranno la luce e cominceremo anche a illustrare i singoli edifici che troveranno appunto nuova vita su queste aree. Ringrazio voi tutti per la pazienza che ci avete prestato, al prossimo incontro. Grazie e arrivederci a tutti.